Buongiorno a tutti, ben ritrovati dopo la giornata di ieri. Due parole per ricapitolare dove siamo andati nella lunga giornata di ieri. Allora, abbiamo lavorato sul Project Cycle Management, abbiamo parlato dei principi fondamentali dell'approccio, il ciclo di vita in particolare, la metodologia di progettazione partecipata del GOP, progettazione per obiettivi, abbiamo detto macro obiettivi, perché nasce PCM, quindi migliorare la qualità dei progetti, migliorare i processi decisionali di progettazione, di programmazione, eccetera, come coinvolgendo gli attori rilevanti, coinvolgendo gli stakeholder, coinvolgendo i beneficiari nei processi di progettazione e in particolare partire sempre dall'analisi dei problemi, per poi definire il quadro degli obiettivi. In particolare ieri abbiamo fatto tutto il lavoro della fase di analisi e identificazione, il workshop di identificazione che io vi ho riassunto in queste slide qui in basso. L'abbiamo fatto prima in plenaria con un caso e poi l'avete sperimentato nei tre gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro sono qua, un gruppo ha lavorato sull'occupazione giovanile nei beni culturali nel Salento, un secondo gruppo sui servizi museali offerti dal MUST, un museo di Lecce, e il terzo gruppo sul turismo ad Acaia. Il percorso che abbiamo fatto in plenaria e che ogni gruppo poi ha fatto partiva dalla costruzione della matrice dell'analisi, la mappatura e l'analisi degli attori, giusto, per ogni contesto territoriale e ambito tematico, la definizione dell'analisi dei problemi fatta come un brainstorming libera, dall'analisi dei problemi, i problemi sono stati clusterizzati in un diagramma d'albero, si chiama albero dei problemi, in cui, vi ricordate, i problemi sono gerarchizzati, sono messi in relazione causa-effetto. L'albero si legge dal basso verso l'alto, forse è la fase che ieri vi ha fatto faticare di più in tutti i gruppi. Una volta che l'albero dei problemi è definito, no? Ci dà quindi la fotografia negativa dell'oggi. Cosa si fa? Si passa al positivo, si trasforma il problema in obiettivo, la situazione negativa dell'oggi in situazione positiva, futura, auspicabile, come se fosse però già raggiunta. Vi ricordate il discorso participio passato? Una volta che abbiamo costruito quindi l'albero dei problemi, che non è altro che la situazione futura che noi vorremmo vedere, auspicabile, quindi ritorniamo indietro e capiamo perché progettazione per obiettivi, noi ancora non abbiamo parlato di che cosa vogliamo fare, non abbiamo parlato di azioni. Abbiamo detto cosa non funziona, cosa vorremmo vedere funzionare meglio, quindi dove dobbiamo andare, quali sono gli obiettivi da raggiungere. Solo oggi, con un nuovo passaggio, con un nuovo strumento che è la matrice del quadro logico, arriveremo a dire quindi se io voglio arrivare qua, che passi devo fare? L'albero degli obiettivi viene poi ulteriormente definito in ambiti di intervento, vengono definiti gli ambiti di intervento possibili, le possibili politiche di intervento. Nell'esempio che abbiamo fatto ieri abbiamo visto supporto all'imprenditoria, servizi sociali, formazione, trasporti, politiche del lavoro. E con questa fase di definizione degli ambiti di intervento, di identificazione prima degli obiettivi e poi della strategia, delle possibili strategie del progetto, si chiude la fase di analisi e identificazione. Vi ricordo che l'albero degli obiettivi è invece gerarchizzato in una logica mezzi-fini, ogni livello è il mezzo per raggiungere il fine che viene successivamente verso l'alto, fino al fine ultimo. Un po' in tutti i gruppi mi sono trovata a dire a volte fai l'analisi dei problemi e guardi solo concentrato l'ambito ristretto del tema che stai trattando, invece ogni tanto devi anche chiederti, quando stai parlando di problemi, qual è l'effetto ultimo, no? E quindi poi qual è il fine ultimo, no? Una sorta di macro obiettivo, di obiettivo generale, oggi vedremo. Allora,
In alto, vi dicevo, anche passando nei gruppi, ci sono i temi alti: sviluppo economico, l'occupazione, la qualità della vita, va bene? E riflessioni? La notte di solito porta consiglio? Avete metabolizzato tutto il lavoro fatto ieri? Ci siamo un po' confrontate ieri sera, mi sembra che alla fine la parte un po' più complessa è stata scrivere i problemi, definirli come problemi e poi gerarchizzare. Bisogna provare a esercitarvi, vi ho detto anche però che in simulazione si sconta un po' il fatto che non si conoscono invece veramente i problemi e si rimane a un livello un po' generico. Quando invece ci sono gli attori veri questo non succede perché ti dicono le cose in maniera più concreta. Secondo me se cerchiamo in un vocabolario italiano sono due parole con significato diverso. Sì, la mia domanda era diciamo sapere se c'è differenza, se si può essere oggettivi nei problemi senza giudicare. Questo bisogna cercare di farlo. Ho detto, noi chiediamo percezioni, altrimenti faremo un'analisi dei problemi basata solo su dati oggettivi, no? Potremmo prendere dati Istat, cose del genere, è un'analisi dei problemi, ma non è quello che cerchiamo, noi cerchiamo la percezione delle persone, cercando però quanto possibile, tra virgolette, di oggettivarla, cioè di chiedere, non dirmi delle cose astratte, dimmi delle cose facendo degli esempi concreti in modo che il problema sia... Cioè, per esempio, evitare parole tipo mancanza, carenza. Quello è un altro problema, no? Quello perché lo dobbiamo evitare? Perché sono soluzioni assenti. Quindi sto dicendo quello che io vedo essere la soluzione che non c'è. Per questo devo evitare, devo fare un passo indietro e dirmi se ci fosse quello che io penso servirebbe, che problema avrei risolto? Detto che poi, ne abbiamo parlato a lungo ieri, la soluzione può venire una terza, che non ho pensato io, che non ha pensato un altro, ma che insieme abbiamo costruito come una soluzione diversa, no? Quindi questa è la forza poi. Qualcosa vogliamo dire ancora? Maurizia? Sì, volevo chiedere, cioè, non so se poi sono tutti d'accordo, anche lei, magari prendere l'esempio pratico di uno degli argomenti tematici che abbiamo provato ieri nei vari gruppi, e rivederlo insieme in questo momento magari è giusto per rendersi conto, certo, del come vengono riconosciuti i problemi e poi effettivamente dove si scontra il giudizio e dove magari invece bisogna restare più generici, giusto per magari un chiarimento di idea semplicemente. Lo possiamo fare, possiamo prendere magari il caso che abbiamo anche qui a parete e vederlo. E loro poi ieri hanno scritto giallo su giallo, quindi a me sembrerebbe, vedendolo così, un albero ancora dei problemi, invece è già stato portato in positivo. Loro stavano arrivando a scrivere i cluster. E, lo vogliamo vedere, ditemi voi, vogliamo togliere gli obiettivi e riguardare i problemi? Ci proviamo? Cioè, secondo me il problema è proprio nel riconoscere i problemi, in realtà, non almeno... Ecco, mi viene subito un esempio. Loro hanno scritto inserimento lavorativo dei giovani. Inserimento lavorativo dei giovani non è un problema. Ah, ok, perché non c'è più. Perché? Torniamo qua. Espressi in forma positiva. Quello non è un problema, non è espresso in forma negativa, no? Scarso, inadeguato, carente, cioè basta a volte mettere un aggettivo che dia l'accezione negativa. Quindi poi è diventato inserimento lavorativo dei giovani adeguato. È chiaro che ancora questo non dice molto perché dobbiamo quantificare, no? Quant'è per noi adeguato? Che impegno prendiamo di adeguatezza? E lo vediamo oggi quando andremo a lavorare sugli indicatori. Allora, qui c'era tutta una riflessione che loro hanno fatto sul fatto che adesso stacco quelli che dovrebbero essere gli obiettivi. Allora, loro evidenziavano questi problemi. Una scarsa domanda di lavoro effettivo. Cosa vuol dire una scarsa domanda di lavoro effettivo? Ci hanno ragionato e hanno individuato queste cause di questo effetto.
E c'è un uso distorto dei tirocini formativi, cioè le persone che fanno un tirocinio formativo non sono affiancate, no? Ne fanno dei veri e propri lavoratori, e c'è un uso di volontari nella gestione, e questo fa sì che ci sia scarsa domanda di lavoro effettivo, perché tu sostituisci i lavoratori con delle forme temporanee, delle forme che il lavoratore vero non sono, giusto? Provo a ricordare, a interpretare, poi chi era del gruppo aggiunga. Anche non c'è turnover, è stato messo qua, nel senso che non c'è turnover, ci sono persone molto spesso che magari vanno in pensione e non vengono sostituite, quindi non c'è domanda di lavoro, era un tema vicino, non strettamente. Adesso ci rimetto gli obiettivi sopra. Vediamone un'altra, c'era qui un discorso di competenze e i problemi erano: c'è una scarsa diffusione di operatori che conoscono le lingue. E se ci vogliamo rivolgere al turismo, ovviamente questa è una criticità. E l'offerta formativa è molto teorica e poco pratica, quindi le persone non hanno competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. Il problema, qui era espresso male, ce lo siamo detti, poi non è stato riscritto, troppi operatori culturali generici. Generici inteso come poco specializzati, giusto? Poco competenti. Quindi il portato in positivo diventa operatori culturali qualificati, maggiormente qualificati. Era questo? Maurizia, volevi vedere? Sì, era. Tu non eri in questo gruppo? No, io ero là. Nell'altro. Poi un altro aspetto più legato alla gestione delle imprese. Allora, eccessiva burocrazia nella creazione di impresa. Costi di gestione molto elevati, questo fa sì che ci sia difficoltà a creare imprese culturali. Perché non ho sentito la possibilità di lavorare con lavoratori dipendenti o come imprenditori, Allora, qua c'era un'altra riflessione che diceva che si investono poche risorse nei beni culturali. Il fatto di avere poche risorse fa sì che non ci sia innovazione tecnologica, perché non si può investire per migliorare, pensate anche solo, no? Nelle discussioni che si facevano i musei interattivi che vediamo fuori, no? Che chiaramente richiedono però un investimento che a volte da noi non si trova. E poi un po' come, diciamo, aspetto parallelo, il fatto che non si faccia mai, anche tra operatori, una programmazione culturale in rete, che si faccia una programmazione disgiunta, ognuno lavora per conto suo, e questo chiaramente rende l'offerta culturale scarsamente attrattiva, okay. Meno forte, questo un po' l'esempio. Poi dove va tutto questo? Quindi adesso rimetto gli obiettivi sopra. Tutto ciò andava sul fatto che, torniamo di nuovo ai problemi, qui abbiamo già fatto, quindi investimenti scarsi anche da parte dei privati, scarsa redditività dei prodotti culturali, difficoltà a creare imprese, la scarsa qualificazione del personale, scarsa domanda di lavoro effettivo, perché magari le imprese che ci sono o anche il pubblico appunto usa queste altre forme di lavoro. E quindi non sono adeguate le condizioni lavorative nei beni culturali, tutto ciò fa sì che ci sia un scarso, un basso inserimento lavorativo nei giovani in questo settore. Questo era un po' il quadro. Vi torna? Ancora, visto che, no, stiamo facendo un lavoro formativo su questo, c'è da lavorare ancora sul linguaggio. Più imprese culturali create, no, participio passato. Quindi in progettese italiano diremo aumentare, no, il numero delle imprese culturali create. In PCM, in linguaggio PCM, imprese culturali,
aumentate, quindi creazione delle imprese culturali implementata, per esempio, no? Come una condizione raggiunta. Implementata creazione di imprese culturali. Poi vediamo oggi, dobbiamo dire però di quanto. Qualche altro aspetto? Loro avevano iniziato a fare i cluster, hanno scritto uno mondo del lavoro, potrebbe essere politiche per il lavoro, uno formazione, l'altro rapporti con la PA, probabilmente lì è la gestione pubblica del settore, la politica pubblica per i beni culturali, e invece l'ultimo mi sembra fosse più un aspetto di investimenti privati, di... o investimenti nel settore, sia pubblico che privati. Altri aspetti sulla matrice degli attori? Non avete avuto nessuna difficoltà, nessun gruppo? Aiutava a riflettere sull'ambito? Qualche altra osservazione? Allora, cosa facciamo oggi? Ci concentriamo sul passaggio successivo, quindi sul workshop di progettazione con un altro strumento fondamentale di PCM, che è il quadro logico, il logical framework, cosiddetto, la matrice del quadro logico. Abbiamo già in parte visto ieri, oggi lo approfondiamo, quali sono le fasi di lavoro del workshop di progettazione. Quindi, ieri abbiamo lavorato sulle fasi di lavoro, le ritroviamo ancora qui su, sulle fasi di lavoro del workshop di analisi e identificazione, della fase di analisi e identificazione, quindi dopo l'analisi del contesto, definizione del tema, entità, abbiamo detto, attenzione, deve essere di giusto, medio livello, l'analisi degli attori chiave con la matrice, l'analisi dei problemi, l'albero dei problemi, gli obiettivi, l'albero dei problemi diventa albero degli obiettivi e infine chiudo col clustering, con l'individuazione delle possibili potenziali strategie di intervento, va bene? Oggi apriamo una seconda fase di lavoro e queste sono le fasi. Scelta dello scopo del progetto. Cos'è lo scopo del progetto in PCM? L'abbiamo detto ieri, l'obiettivo specifico. Ricordiamoci che nella matrice del quadro logico i livelli di obiettivo sono due, obiettivo generale e obiettivo specifico. Quindi la scelta dello scopo del progetto. L'abbiamo detto ieri, cosa faccio? Intervengo su tutti e cinque gli ambiti o no? Dipende. Posso fare un mega investimento, un mega progetto integrato e allora potrei anche pensarci. O sto rispondendo a un bando di Fondo Sociale Europeo, per esempio, è chiaro che mi permetterà di fare alcune cose, altre no. Non potrò agire sui trasporti, per esempio, che sono un ambito tipico da Fondo di Sviluppo Regionale, potrò magari invece fare delle interessanti azioni verso questo, no? In questo ambito di intervento, potrò fare qualcosa sulla formazione, forse anche sui servizi sociali. Ok? Quindi, prima fase è questa, scelta dello scopo del progetto. Seconda fase di lavoro, definizione del quadro logico, quindi del logical framework, della struttura progettuale. Matrice fatta da obiettivi generali, obiettivo specifico, risultati e attività. Adesso in questa parete la costruiamo e ci ragioniamo. Valutazione dei fattori esterni, definizione degli indicatori, abbiamo detto più e più volte, io arrivo a dire quali sono gli obiettivi, arrivo a dire che cosa voglio fare, ma per esempio ci siamo già detti cosa vuol dire inserimento lavorativo dei giovani adeguato, cosa vuol dire operatori culturali qualificati, cosa vuol dire più imprese culturali create, come faccio a valutare un progetto che mi dice queste cose e mi dice magari anche cosa faccio, faccio dei corsi di formazione, ma quanti ne faccio, no? C'è un aspetto qualitativo e c'è un aspetto quantitativo che è fondamentale nei progetti. In questo mi aiuta il mio sistema di indicatori.
Quindi definizione degli indicatori, che poi vedremo andranno definiti per ogni livello della matrice del quadro logico, programmazione temporale delle attività, budget, bla 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 bla, tutta la progettazione esecutiva. Ok? Allora, abbiamo già detto qualcosa alla prima fase, la scelta dell'ambito di intervento, la scelta dello scopo del progetto. Come faccio? Sulla base di che cosa? Abbiamo già detto alcune cose. Se sto facendo l'identificazione in risposta a un bando, sarà il bando a darmi già molte risposte su ciò che posso fare e ciò che non posso fare, no? Vi dicevo, è sempre meglio però partire dall'analisi dei problemi a 360 gradi e poi progettare. Ieri facevate il caso di una azione innovativa, forse Maurizio la portava, no? Vengono le banche dati, ma non è, insomma, sui dati, sui sistemi informativi per... Oh, ok. Allora, il punto è, va bene, se io però faccio un'analisi a 360 gradi, magari quella è uno degli ambiti possibili di intervento, poi quel progetto andrò a investire lì, ma saprò che per raggiungere il quadro di problemi che ho identificato dovrei agire anche sugli altri ambiti. Altri aspetti che condizionano la scelta del mio ambito di intervento sono questi: interesse strategico, banalizzo ma per capirci, noi ieri quando abbiamo fatto questo lavoro, abbiamo fatto l'analisi degli attori che ancora pesa lì, l'assessorato ai trasporti regionale non l'abbiamo proprio pensato, quindi sempre con contenuti banali ma per capire i percorsi di metodo, è chiaro che l'interesse strategico di chi partecipa a quel workshop non è qua, magari sarà qui, no? Poi vediamo cosa ne facciamo dei trasporti, possono diventare una condizione esterna, noi dobbiamo fare un'analisi del rischio anche e dire, ma se io faccio tutto ciò che posso fare al meglio su questi tre ambiti, li risolvo quei macri problemi che avevo identificato dietro? Chissà, ci sono anche i trasporti, no? Allora, questi diventano dei fattori esterni che possono in qualche modo influenzare il raggiungimento degli obiettivi, no? Il mio progetto, l'efficacia del mio progetto. Quindi, altri fattori sono, lo metto qua, l'interesse strategico, aspetti di fattibilità anche finanziaria, anche di investimenti, l'urgenza, magari ci sono delle priorità, posso dare delle priorità anche temporali, certe cose per il gruppo di progettazione sono prioritarie, altre si possono fare in un periodo medio o lungo, risorse finanziarie, è chiaro che, guardate anche sempre questo caso, se io voglio agire qua, potrei fare delle cose interessanti, ben fatte, anche con budget limitati. Su questo stiamo parlando di un'altra capienza di intervento, anche in termini di risorse economiche. Quindi sono diversi aspetti che mi portano a dire su che cosa progetto. È chiaro? Andiamo a vedere la matrice. Chi già conosce il Logical Framework, ci ha già lavorato? Alcuni di voi sì? Sì? Un po' tutti? Un po' no. Bene. Allora, quindi, abbiamo detto che la matrice del quadro logico è strutturata su quattro livelli di intervento. Quali sono questi quattro livelli di intervento? Sono obiettivo generale, obiettivo specifico, poi ci diciamo qualcosa sul singolare e plurale di questo. Obiettivo specifico, risultati e attività. Compaiono finalmente le attività. Ultime. Ok?
Quindi nella mia prima colonna della matrice ho i quattro livelli di intervento del progetto. Se non vedete bene, spostatevi qui. Nella seconda colonna, cosa avrò? Avrò la logica di intervento del mio progetto. Quindi, nella seconda colonna, io scriverò qual è il mio obiettivo generale, i contenuti del mio progetto, qual è il mio obiettivo specifico, i risultati che voglio raggiungere, le attività che farò, che realizzerò. E tutto ciò ovviamente mi proviene dal lavoro che ho fatto in precedenza. Qual è la terza colonna? La terza colonna sono gli indicatori. Vi ricordate che quando noi ieri abbiamo detto quali sono i principi, alcuni dei principi, sei principi io vi ho nominato fondamentali di PCM, vi ho detto una struttura sistematica, vi ho detto sottolineatelo, per il monitoraggio e la valutazione. Non è una cosa casuale, quando mi ricordo metto un indicatore e poi faccio il monitoraggio e la valutazione di quell'indicatore. PCM, il Logical Framework, vi costringe a mettere gli indicatori per ogni livello della matrice. Quindi dovrò definire gli indicatori per l'obiettivo generale, dovrò definire gli indicatori per l'obiettivo specifico, per i risultati e per le attività. Struttura sistematica. E non solo, devo definire degli indicatori oggettivamente verificabili. Cosa vuol dire oggettivamente verificabili? Che io nella mia matrice devo mettere anche le fonti di verifica. E quindi un valutatore deve essere in grado, deve avere la possibilità di verificare, di valutare l'andamento degli indicatori. Cioè devo dire lì se il mio obiettivo generale è l'inserimento lavorativo dei giovani adeguati, io dovrò dire di quanto, nel mio indicatore dovrò dire qual è il target che voglio raggiungere, aumento del 10% dell'occupazione giovanile nel Salento, bla bla bla, e lì dovrò dire come lo verifico, dati Istat, piuttosto che censimenti regionali, su. Vedo occhio sbarrato. Cosa pensate? Esternate questa... Sembra complesso? C'è sempre il microfono da far girare. La verifica è molto complicata perché bisogna avere dei dati certi, bisogna cercarli e poi bisogna fare anche delle ricerche adeguate per verificare, degli indicatori sempre certi, non è facile misurare tutte le cose, magari ci sono dati che si possono misurare in una maniera più semplice, immediata, sì, altri no. Sono molto d'accordo. Non è semplice costruire un buon sistema di indicatori, un buon sistema di monitoraggio e valutazione, ma è fondamentale perché ci aiuta moltissimo, l'abbiamo visto, per riprogrammare e per riprogrammare partendo dall'esperienza. Cosa è andato bene, cosa è andato male, cosa ha funzionato, perché non ha funzionato qualcosa, no? E da lì andare avanti, altrimenti rischiamo di rifare sempre le stesse cose e di ripercorrere percorsi che già non hanno funzionato, no? Quindi lo so, non è semplice. Pensate che adesso in alcuni programmi dell'Unione, faccio l'esempio di Progress, sei obbligato non solo a livello di programma ma a livello di progetto a avere un valutatore indipendente, cioè tu quando progetti e presenti il tuo progetto all'Unione Europea devi anche dire chi ti costruisce, devi presentare il sistema di monitoraggio e valutazione e assegnarlo, affidarlo a un soggetto terzo, che può essere un centro di ricerca, un'università, un'impresa, un soggetto terzo. Quindi si dà sempre maggior importanza a questo, ma perché? Perché torniamo qui, cioè si rischia di continuare a impegnare, erogare risorse che poi non portano benefici effettivi. Quindi è importante.
La cosa che bisogna sempre considerare, perché a volte quando si impara poi a fare magari anche bene un sistema di indicatori, è di prevedere 1000 interviste, cioè anche dei sistemi molto costosi di valutazione, no? E quelli comunque sono risorse che tu devi mettere dentro il progetto, quindi bisogna anche stare attenti a valutare questo però, no? A non fare magari un sistema che pensiamo sia perfetto, ma che poi quasi ti costa più delle attività. Certo. Va bene? Quindi questa è la matrice, poi ci sono, lo vediamo, le precondizioni, le ipotesi, i fattori di rischio, che è quello che vi dicevo prima, però andiamo sulla parte più fondamentale della matrice. Allora adesso una cosa su cui ancora si fa tanta confusione sono questi quattro livelli. A volte tu trovi gli obiettivi scritti come delle azioni, eh? E nelle azioni scrivi, trovi migliorare l'occupazione di... Ma quella è un'azione, e che cosa fai concretamente da domani? Vi assicuro che se leggete tanti progetti c'è ancora proprio una grande confusione, che non è solo una confusione di linguaggio, ovviamente è una confusione molto più di sostanza. Allora adesso io qui in fondo vi metto che cosa sono questi livelli e ci ragioniamo insieme, va bene? Quindi andiamo a chiederci cosa spiega, qual è il significato di ognuno di questi livelli, cos'è un obiettivo generale, quindi cosa spiega l'abbiamo fatta. Allora, quindi, cos'è un obiettivo generale? Allora, leggiamo questa frase e prestiamo attenzione. Sono i benefici sociali ed economici. Vi ricordate, ve l'ho ridetto oggi, l'ho detto più volte ieri, cosa c'è in alto? I temi alti, l'economia, la qualità della vita, il benessere delle comunità, inteso in maniera diversa, a volte l'ambiente, benefici sociali ed economici di lungo periodo. Questo è un altro aspetto che dovete sottolineare. L'obiettivo generale è un obiettivo di lungo periodo, è un obiettivo che non si raggiunge con il progetto. Questa è fondamentale, non si raggiunge. Un nuovo, Claudio, ripetilo perché non ti ho sentito bene. Per esempio, può essere il costituirsi di una nuova classe sociale, una classe agiata, un gruppo... Sì. I redditi familiari aumentati. Io probabilmente se faccio anche tutto ciò contribuisco a raggiungere questo, difficilmente lo raggiungo al 100%, non so. Allora, la cosa fondamentale è questa, benefici sociali ed economici, quindi non, no? Non cose piccole, non so come dirvi, temi alti, eh? Occupazione, sviluppo economico, qualità della vita, l'ambiente, lungo periodo ai quali il progetto contribuisce, quindi l'obiettivo generale non è raggiunto dal progetto, eh? Questo è molto importante, quindi noi dobbiamo capire che lì dobbiamo mettere delle cose verso cui, è la direzione verso cui andiamo, ma non dobbiamo raggiungere quell'obiettivo nei tempi del progetto. La cosa che ci spiega è perché il progetto è importante per la società, sottolineate per la società, non per il nostro target group. Allora, noi qui abbiamo il nostro target,
Qui abbiamo il nostro target, giusto? Le donne. Ma qui abbiamo i redditi familiari aumentati, quindi le famiglie, quindi la società. Se i redditi familiari crescono, è un beneficio per tutta la società. Buongiorno. Va bene? Quindi ricordiamoci, benefici sociali e economici, il lungo periodo, il fatto che l'obiettivo generale non si raggiunge con il progetto, ma il progetto contribuisce a raggiungerlo. Riflessioni su questo? Andiamo avanti? Allora, se questo sei chiaro, cos'è un obiettivo generale, che cos'è un obiettivo specifico, ci chiediamo. E vedete che cosa compare? Indica i vantaggi che i beneficiari otterranno dai servizi previsti dal progetto, servizi, beni, quello che il progetto farà. Allora, vedete che compaiono i beneficiari. Quindi è ciò che io devo realmente raggiungere nel mio progetto, eh? È lo scopo del mio progetto e compare il mio target group, che nel caso dell'esempio erano le donne. Quindi risponderanno non più alla domanda perché il progetto è importante per la società nel suo complesso, ma perché il progetto è importante per i beneficiari. Poi vediamo di prendere il nostro albero degli obiettivi e chiederci dove lo mettiamo. Buongiorno, benvenute. Due parole per allinearvi, abbiamo iniziato la seconda fase del nostro lavoro, quindi il workshop, la fase di progettazione esecutiva. Trovate in questo pannello le fasi di lavoro che stiamo man mano portando avanti e stiamo lavorando per spiegare che cos'è la struttura logica del progetto, cos'è la matrice del quadro logico. La stiamo costruendo qui a parete. Quindi una matrice, una struttura progettuale su 4 livelli di intervento del progetto, con nella seconda colonna la mia logica di intervento, cosa faccio io nel mio progetto, qual è il mio obiettivo generale, specifico, risultati, attività, i relativi indicatori, le relative fonti di verifica per ogni indicatore, perché gli indicatori devono essere oggettivamente verificabili, e infine ci stiamo dicendo cosa sono i diversi livelli. Quindi l'obiettivo generale ci dice quali sono i benefici sociali e economici di lungo periodo ai quali il progetto contribuisce. Non deve essere raggiunto dal progetto l'obiettivo generale, al contrario, l'obiettivo specifico indica i vantaggi che i beneficiari, il nostro target group, deve ottenere dal progetto e quindi deve essere raggiunto. Dubbi, domande? Allora, quindi se c'è chiaro cosa sono obiettivo generale e specifico, cosa sono i risultati? Poi se fate un po' di sperimentazione anche nei gruppi, vedete che man mano che si impara a scrivere meglio anche il linguaggio, il PCM, a scrivere meglio i problemi, quindi meglio gli obiettivi, eccetera, vedrete che anche leggendo vi imparate a vedere un risultato, a scrivere un risultato come un risultato, un obiettivo come un obiettivo e un'attività come un'attività, e vi viene molto più semplice se curate anche questo aspetto importante del linguaggio. Allora, i risultati indicano i servizi che i beneficiari riceveranno dal progetto. Cosa riceveranno?
i beneficiari dal nostro progetto, indica cosa il progetto si propone di fornire in termini di servizi o di... Allora, se io guardo qua dico, ma forse un'adeguata programmazione territoriale dei servizi sociali mi sembra un risultato, è scritto come un risultato. Qual è il servizio che il beneficiario riceverà dal progetto? Donne informate sulla possibilità di autoimpiego? Potrebbe essere. Infrastrutture viarie sviluppate? Adesso facciamo questo lavoro. Allora, cosa sono le attività? Le attività dovrebbero essere la cosa più facile da definire. Indica ciò che viene realizzato dal progetto, quindi le realizzazioni del progetto, per fornire i servizi previsti. Quindi ciò che sono le realizzazioni che portano ai risultati. Quindi ti deve dire che cosa concretamente verrà fatto. Allora io non posso leggere lì migliorare l'occupazione. Ti sto dicendo cosa fai concretamente da domani per migliorare l'occupazione giovanile del Salento? Concretamente. Solitamente si esprimono con un sostantivo. Veniva in mente una riflessione, no? Che appunto diciamo c'è forse un gap, forse pensando un po' al fatto delle realizzazioni, no? Perché molti di noi... Delle realizzazioni, Claudio? Sì, perché molti di noi pensano subito al realizzare qualcosa. E allora può succedere appunto che le persone che progettano siano poi diverse da quelle che realizzano. E quindi, no, a volte, appunto, essendo dei progettisti, succede che il progetto rimane appunto a quel livello appunto dell'obiettivo specifico, che i beneficiari siano, no? Non so se... Fammi un esempio concreto. Ecco, io per esempio ieri quando si parlava di identificazione pensavo subito ad una mostra, no? E invece lei mi ha detto no, questo già è un alto livello, per cui no? Ecco, per questo mi pongo da questo punto di vista. È chiarissimo adesso. Allora, perché? Perché io vi ho detto che PCM è una progettazione per obiettivi e invece siamo abituati a progettare per attività. Se io progetto per attività, mi chiedo come prima cosa facciamo da domani per i beni culturali nel Salento? Facciamo una mostra. La domanda che si pone PCM è: siamo sicuri che quello che serve è una mostra? Adesso, come al solito, usiamo i contenuti per capire il percorso, no? Ci si interroga. Allora, abbiamo i territori pieni di soluzioni senza problema, diciamo noi. Quello che ieri vi ho detto, cattedrali nel deserto. Il rischio è che noi facciamo l'ennesimo sportello di ascolto a cui non andrà nemmeno un utente o andranno 3 utenti in una settimana, che facciamo delle azioni che non vanno a rispondere ai bisogni di nessuno, che non vanno a superare e a essere soluzioni di criticità individuate. Questo è il punto. Io ieri perché ti ho detto, non dobbiamo partire, il lavoro che dobbiamo fare con PCM, poi magari la mostra va benissimo, no? Però sto facendo più un discorso metodologico, noi non dobbiamo più, secondo questo principio, questo approccio, partire col dire cosa faccio, no? Quella è l'ultima cosa che viene. Poi lo vedremo, noi qui, che cosa faccio concretamente da domani? Neanche ce l'ho, ma non mi interessa. Io ho il quadro chiaro degli obiettivi e dei risultati che voglio ottenere. E da dove arriva questo quadro? Arriva dall'analisi dei problemi, direttamente. Ieri abbiamo fatto negativo di oggi, positivo di domani. E questo mi dà il quadro. Allora io penso, no, quello che il metodo ci dice, che probabilmente... Se parti dai problemi effettivi e cerchi soluzioni a quei problemi, le politiche sono più efficaci, gli interventi sono più efficaci.
Quindi è solo una questione di metodo. Io ieri ho detto, non partiamo da dire cosa vogliamo fare, perché altrimenti non abbiamo cambiato nulla nei nostri percorsi mentali, continuiamo a progettare per attività. E invece dobbiamo fare questo tipo di percorso e arrivare come ultima cosa a dire, se io voglio arrivare a questo quadro di obiettivi. Angela, accomodati. Se no non vedi. Sì, se no non vedi, ti conviene metterti lì. Quindi, aspetti chiave, progettazione per obiettivi che si differenzia totalmente nel percorso dalla progettazione per attività. Prima problema, poi superamento del problema, a quel punto so dove devo andare e poi mi chiedo cosa faccio concretamente da domani per arrivare lì, che è una fase importante, ma è l'ultima. Se no continueremo a rischiare di mettere in campo attività, azioni che non hanno un problema alla base. C'è un bello strumento nella cassetta degli attrezzi del PCM che è la valutazione ex ante, sarebbe uno strumento di valutazione ex ante che si chiama Logical Framework Analysis. Tu praticamente puoi prendere un progetto, l'abbiamo fatto nei piani strategici, tu prendi un progetto e attraverso un percorso anche di disegni vai a fare l'analisi di quelli che sono i problemi, di quelle che sono gli obiettivi individuati, le azioni, e ricostruisci il quadro, ricostruisci una cosa del genere, tu immediatamente vedi che ci sono degli obiettivi che non hanno delle azioni che li possano, che possano condurre a quegli obiettivi. Altre volte hai problemi che non sono stati presi in carico dal progetto, né come condizioni esterne, che non sono stati presi in carico, no? Si creano dei vuoti. Invece l'altra forza di PCM è che se tu fai questo tipo di percorso, alla fine lo vedremo, la coerenza interna del progetto è molto forte, perché abbiamo lavorato a fatica, come avete fatto ieri, sulle coerenze, prima causa-effetto e poi mezzi-fini. Se questo funziona, la coerenza interna del progetto è strettamente creata, non hai più il problema di non avere una corrispondenza. E quello che noi abbiamo imparato a fare ieri, di leggere dal basso verso l'alto, ci vorrà tanta esperienza, però quello che abbiamo iniziato a fare ieri, di leggere sempre dal basso verso l'alto, no? Se le donne sono informate sulle possibilità di autoimpiego, l'accesso al credito è garantito, le donne saranno assistite nella creazione di impresa. Se saranno assistite nella creazione di impresa, magari avranno più opportunità di essere, di creare impresa e quindi di essere inserite al mondo del lavoro, eccetera. Ugualmente la matrice del quadro logico si legge dal basso verso l'alto. Le attività conducono ai risultati. I risultati permettono di raggiungere l'obiettivo specifico, il raggiungimento dell'obiettivo specifico contribuisce nel lungo periodo a raggiungere un obiettivo più alto, un fine più alto che è l'obiettivo generale. Tutto chiaro? L'obiettivo specifico è uno oppure possono essere due o tre in base a quello che avevamo detto anche prima? Questa è una bella domanda, vi ho detto poi parliamo dei singolari e plurali degli obiettivi. Allora, PCM come approccio, i manuali, eccetera, che vi ho detto nascono negli anni 90, dopodiché c'è un nuovo manuale nel 2004, ti dicono che un progetto può avere più obiettivi generali ma dovrebbe avere un unico obiettivo specifico. Questo ti dice il manuale. Io dico che da allora
c'è stata la grande stagione della progettazione integrata nel 2000-2006, nella programmazione 2000-2006, l'Unione Europea, e tutt'oggi fa questo, spinge moltissimo per i progetti integrati. Perché? Perché si è visto che se tu agisci solo su un aspetto, difficilmente raggiungi degli obiettivi di lungo periodo, devi agire contemporaneamente, quindi integrare ambiti di politica diversi. No? Allora, come mettiamo insieme queste due cose? Io dico questo, quello che dice il manuale di DPCM è molto corretto e ti dice che tu non devi perdere la logica interna che hai costruito in questo percorso, no? Quindi è come se io lo tradurrei così, tu devi costruire una matrice di quadro logico per ogni obiettivo specifico che prendi e che ti porti dall'albero degli obiettivi alla matrice del quadro logico. Adesso vi faccio un esempio concreto. Quindi io vi dico che nella mia vita di progettista io forse un progetto con un unico obiettivo specifico non l'ho fatto mai, perché tu spesso hai linee di intervento diverse, lavori su target diversi, però è corretto quello che dice il manuale di DPCM, perché ti dice che se tu prendi più obiettivi specifici, li metti nella matrice e sotto ci metti quelli che saranno i risultati, ora lo vediamo così più chiaro, in maniera sparsa, stai perdendo tutto questo lavoro di coerenza che hai fatto fino a quel momento, no? Allora, se tu prendi due obiettivi specifici lo puoi fare, ma è importante che, come se tu ti costruissi due matrici di quadro logico, una a fianco all'altra. Spero sia chiaro, poi se no ci torniamo. Allora, proviamo a dire se questo sono cos'è ognuno di questi livelli, ok? E questo è la nostra, il nostro albero degli obiettivi, proviamo a portare l'albero degli obiettivi nella matrice. Ieri abbiamo fatto tutti questi passaggi, no? E abbiamo visto che l'analisi dei problemi non è semplice, devi comunque esprimere i problemi bene, concreti, reali, poi vi ho detto in simulazione è più facile essere general generici, gli attori veri ti portano problemi veri. Gerarchizzare in causa-effetto non è semplice, il passaggio da negativo a positivo, una volta che hai capito come lo devi fare, che non devi mettere le azioni ma devi solo dire negativa di oggi, positiva di domani, è semplice, è un passaggio banale. Siamo d'accordo? Questo passaggio non è banale. Questo passaggio richiede una riflessione, richiede un ragionamento. E vi dico, non è una scienza esatta. Cioè, ognuno di noi può decidere a seconda di una serie di fattori che per un progetto quello che nell'albero è in alto diventa un po' più basso o viceversa. L'importante è che non è che una cosa che era in basso diventa l'obiettivo generale, allora abbiamo sbagliato qualcosa, no? Cioè, questi livelli noi bene o male ce li dobbiamo ritrovare qua, non necessariamente, se sono 4, non necessariamente 1, 2, 3, 4 diventano 1, 2, 3, 4. Come vengono portati in obiettivo generale specifico risultati e attività è da discutere, adesso lo vediamo. Allora, ci siamo detti che cos'è l'obiettivo generale, benefici sociali e economici di lungo periodo ai quali il progetto contribuisce, sono importanti non solo per il nostro target group ma per l'intera società. Secondo voi qual è un obiettivo generale? Non potrà essere donne con la patente, lo dobbiamo cercare in alto, questo... Questo? Non vi ho sentito. Questo. E questo cos'è? È una conseguenza dell'obiettivo che è di conseguenza però normalmente deve... Allora, siamo qua, l'obiettivo generale. Allora, proviamo a dire, vediamo se è questo. Solitamente io vi consiglio, partite da quello più alto perché è facile che sia quello l'obiettivo generale. Allora, proviamo a prendere il nostro obiettivo generale. Allora, vediamo se risponde. Benefici sociali ed economici? Risponde? Sì.
lungo periodo? Magari lo raggiungessimo domani con qualsiasi progetto, ai quali il progetto, qualsiasi esso sia, quello che decidiamo di fare, contribuisce? È importante per la società? Sì. Ok, non abbiamo dubbi. È il nostro, è uno dei nostri obiettivi generali, va bene? Quindi, nella nostra logica di intervento del progetto, inizieremo a mettere redditi familiari aumentati. È un nostro obiettivo generale. Scendiamo. E qui inizia la riflessione. Donne inserite nel mondo del lavoro. Se io leggo che cosa sono di nuovo gli obiettivi generali e cosa sono gli obiettivi specifici, potrei essere portato a dire che questo è un obiettivo specifico. Perché potrebbe essere un obiettivo specifico, bravi? Perché c'è il mio target group, va bene? Ci sono le donne. Però io vi chiedo, se io questo, perché per questo vi dico, non è una scienza esatta, dobbiamo ragionare, questo voi lo potete trovare come obiettivo specifico, anche in letteratura lo trovate a volte come obiettivo specifico. Allora, se io lo metto come obiettivo specifico, va bene, però, più che altro io devo, se perché questo vuol dire che lo devo raggiungere, devo necessariamente agire su tutti quei 5 ambiti di politica. Quindi questo livello diventerà il mio risultato, ok? Se io questo lo metto qua, va bene? Vuol dire che i miei risultati saranno donne assistite nella creazione di impresa, servizio materno-infantili disponibili, donne in possesso di adeguate competenze, la mobilità aumentata e le nuove assunzioni facilitate. Va bene, può essere, cioè metodologicamente può essere. Io devo avere un progetto di 5 anni che mobilita risorse infinite, è chiaro? Allora, facilmente potremmo essere in una condizione in cui invece questo, nonostante parli del mio target group, diventi un bellissimo obiettivo generale, che io contribuisco a raggiungere, ma non raggiungo soprattutto se io decido di agire, per esempio, su questi due cluster. Va bene? Quindi devo ragionare, devo riflettere. È una scelta quello di dire sta lì o sta giù, va bene? Io l'avrei anche potuto mettere qua, poi però necessariamente nel mio progetto avrei dovuto prendere tutti quei risultati, perché sennò io questo non lo raggiungo, invece mi dicono che l'obiettivo specifico lo devo raggiungere col progetto. Se avete dubbi fermatemi. Allora, se questi sono i miei due obiettivi generali, io devo decidere qual è il mio obiettivo specifico. Facciamo l'ipotesi in cui sto rispondendo a un bando, rileggo il bando, è un bando del Fondo Sociale, promuove azioni immateriali, quindi alcune cose non lo potrò fare, guardo un po', trasporti no, politiche del lavoro sono un livello alto, chissà, forse qualcosa, va bene, iniziamo a agire su questo, tanto ci serve fare degli esempi. Allora io cosa faccio? Scendo, continuo a scendere, dico bene, donne assistite nella creazione di impresa, questo potrebbe essere il mio obiettivo specifico, ok? Io mi impegno, perché i progetti sono impegni, io mi impegno a raggiungere questo obiettivo specifico. Ci sono le donne, quindi ci sono i miei beneficiari, mi dice cosa otterranno dai servizi previsti dal progetto, otterranno di essere assistite nella creazione di impresa. Ok? Allora continuo a scendere. Accesso al credito garantito, cosa vi sembra? Un risultato. Avrò accesso al credito garantito e avrò donne informate sulle possibilità di autoimpiego.
sotto però non ho più nulla. Cosa vuol dire questo? Che le attività le dovrò a questo punto solo, definire attraverso un altro momento di brainstorming col gruppo, in cui però non mi chiedo cosa faccio. Mi chiedo che cosa faccio concretamente per garantire l'accesso al credito e quindi far sì che le donne siano assistite alla creazione di impresa piuttosto che inserite nel mondo del lavoro, e quindi cosa faccio perché siano informate sulle possibilità di autoimpiego. Quindi ho una coerenza, devo scrivere delle azioni che siano coerenti con la situazione positiva auspicata che io ho in questo quadro. Allora, cosa succede? Torniamo al punto, alla domanda corretta di prima. Ma se io voglio più di un obiettivo specifico nel mio progetto, se io voglio agire anche sulla formazione, che cosa faccio? Allora, la cosa che noi non dobbiamo fare, per cui va bene che PCM ci dica un unico obiettivo specifico in ogni matrice del quadro logico, io l'ho, e dire bene, però io voglio anche agire sull'ambito di politica formazione, quindi adesso metto questo qui, quindi l'accesso al credito garantito farà sì che le donne siano in possesso di adeguate competenze professionali. Non funziona più. È chiaro? Questo non devo fare, se no tutto il lavoro di coerenza che faticosamente ho costruito con tutte le mie gerarchizzazioni salta completamente. Allora io cosa farò? Dirò che questi sono i miei obiettivi generali, che questo è il mio obiettivo specifico 1, per esempio, cioè trovo un sistema nel progetto per rendere questo, che questo sarà il mio risultato 1.1 e che questo sarà il mio risultato 1.2. Dirò che ho un obiettivo specifico, qui ovviamente siamo ancora nella logica, non siamo negli indicatori, dirò che avrò un obiettivo specifico 2, ok? Allora scendo, il sistema formativo sarà adeguato alle esigenze del mondo del lavoro. Cos'è? È il mio risultato. Ma non ha niente a che fare con l'obiettivo specifico 1. Io non posso leggere che ho un sistema formativo adeguato e quindi ho le donne assistite nella creazione di impresa. Posso leggerlo solo in questa coerenza interna che ho creato, quindi questo sarà il risultato 2.1, se poi ce ne sono altri, ok? Quindi cosa sto facendo? Sto mantenendo un cluster, sto mantenendo la coerenza interna, la matrice del quadro logico, questa è una matrice del quadro logico, questa è come se fosse un'altra matrice del quadro logico, dove gli obiettivi generali però sono di entrambi. Ho risposto, Emanuela? E così potremmo andare avanti. Se decidessimo di lavorare anche sui servizi sociali, andremo a fare la stessa cosa. Allora, adesso cosa ci rimane? Da dire, finalmente, cosa facciamo? Quindi a quel punto attiviamo un brainstorming e diciamo, bene, vogliamo che le donne abbiano l'accesso al credito garantito. Cosa facciamo concretamente da domani? Sperimentiamo e facciamo un piccolo brainstorming. Quindi io devo dire concretamente cosa sarà fatto perché le donne abbiano l'accesso al credito garantito. Cosa faccio da domani? Sul
sull'accesso al credito. Perfetto, accordo con una banca per facilitazioni. Sarebbe imprenditoria femminile, insomma, per le donne. Va bene? Ok, quindi stipulo un accordo, azione concreta. Donne informate sulle possibilità di autoimpiego. Un po' di creatività. Cosa organizziamo? Non uno sportello informativo. Delle giornate informative. Un corso di formazione. Allora, giornate informative. Itineranti. Itineranti nel territorio, per esempio. Itineranti. Ancora un'altra idea? Chiaramente anche qua poi potrai avere delle azioni che ti vanno su entrambi i risultati, però anche qui dovresti tenere la logica, ok? Perché ci può essere qualcosa di trasversale, per esempio quasi sempre le azioni di comunicazione sono azioni trasversali tra diverse linee di progetto, però no? Solitamente tu hai ancora la logica dal basso verso l'alto. Un'altra azione per le donne informate sulle... Le azioni portano agli stessi risultati, a livello grafico le ripeto per ogni... Le puoi ripetere, le puoi mettere in un altro paragrafo o capitolo del progetto in che chiami proprio azioni trasversali, azioni di comunicazione, puoi fare diverse scelte poi nel documento, l'importante è che sia chiaro. Ancora? Un'altra azione per le donne informate sulle possibilità di autoimpiego, cosa fareste? Un sito internet. Vi viene in mente qualcos'altro? No, abbiamo capito come funziona. Sistema formativo adeguato alle esigenze. Cosa facciamo? Si potrebbe consultare, fare una consultazione delle imprese e capire quali sono i ruoli professionali che quindi servono per integrare poi l'attività, allora, lavorativa. È chiarissimo e perfetto, lo dobbiamo dire bene, perché se diciamo consultare le imprese torniamo a un livello più alto, dobbiamo dire concretamente domani cosa faccio, sono interviste, è un workshop partecipativo in cui chiedo quali sono i fabbisogni, capito? Dobbiamo essere ancora un po' più concreti, scriviamo consultazione, non è banale, ok? Consultazione delle imprese, ma nelle azioni dovremmo già, nelle attività dovremmo anche dire concretamente come facciamo la cosa, no? Quindi immaginiamo una consultazione fatta di interviste telefoniche, immaginiamo una consultazione fatta di un workshop, immaginiamo una consultazione con... capito? Sì. Va bene, adesso diciamo quindi... consultazione delle imprese. Però... non so se sono stata dovrebbe chiara. Essere già chiaro il metodo da utilizzare per... Certo, se sì. No io cosa valuto? Sì. Io valutatore. Mi devi dire come lo fai? Organizzi un workshop di incontro, domanda offerta. O una tavola rotonda. Però devi dire... però adesso scriviamo consultazione delle imprese... non solo, consultazione delle imprese e raccolta, questo stavi sì. dicendo, dei fabbisogni, no? Sì. Cioè decifrare già quali sono, decifrare quali sono i ruoli lavorativi per i quali poi indirizzare... le attività di formazione. Quindi, immagino. Raccolta di famiglie, individuazione, profili. Professionali. Azione, profili professionali richiesti. Dovrei essere molto concreta. Allora, a me verrebbe da dire,
È sufficiente? Va bene, no? Va molto bene. Ma se io faccio solo queste due attività, questo risultato non lo raggiungo, perché io sto parlando di sistema formativo, giusto? Adeguato alle esigenze del mondo del lavoro. Queste sono azioni perfette, ma in qualche modo sono delle azioni propedeutiche. Poi che cosa devo fare ancora? Quindi corsi formativi su quei profili, sì, che ho giustamente individuato chiedendo all'impresa. Però con tirocini presso le aziende. Quindi, del territorio. Corsi formativi specifici, ma non solo, stiamo dicendo anche tirocini formativi in azienda, va bene? Quindi cosa voglio dirvi con questo? Che anche quando stiamo rifacendo un brainstorming sulle azioni, dobbiamo costantemente chiederci, ma io con queste azioni, questo risultato, questo obiettivo, lo raggiungo? Perché se no torniamo un po' al rischio di mettere obiettivi irrealizzabili, dire che cambio il mondo e mettere in atto 3 azioni di 2 mesi. Non funziona, no? Quindi l'attenzione che dobbiamo avere quando alla fine decidiamo che azioni fare è sempre di rileggere e dire funziona? Cioè, ragionando in quest'ottica, oltre a intervenire sulle donne disoccupate, sì, si potrebbe intervenire anche su quelle in possesso di un impiego precario e andare a formarle in modo tale da migliorare anche la loro posizione lavorativa e di conseguenza anche migliorare l'attività di un'azienda, favorirne quindi anche lo sviluppo di un'azienda che incederà poi sull'obiettivo generale. Tu puoi fare tutto, Francesco, in qualche modo, però se quello era un bisogno espresso dalle aziende che c'erano, l'avresti avuto qua. Sì. Capito cosa voglio dire? Ok. No? Cioè, arrivati a questo punto, tu non stai inventando un qualcosa di nuovo. Ti può venire fuori che ti rendi conto che c'è stato un bisogno che non è stato espresso, però lo dovresti avere qua. Avresti dovuto avere che anche le donne che lavorano non sono abbastanza qualificate, quindi non aiutano l'azienda a crescere, per dire, ok? In un certo senso, dove nella problematica le donne non posseggono adeguate competenze professionali, sì, in quel caso è anche abbastanza generico, voglio dire, non è? Certo, ci potrebbe stare, certo. Domande? C'è qualcosa che non è chiaro? Allora, abbiamo provato, abbiamo preso 2 diversi, ci rimangono gli indicatori e le fonti di verifica. Allora, adesso facciamo una prova per scrivere gli indicatori su alcune delle cose che abbiamo detto lì. Anche un po' al di fuori dalla matrice del quadro logico, perché vi dico questo, nella matrice del quadro logico tu trovi anche in diversi programmi europei situazioni un po' diverse, no? Certe volte, vi faccio un esempio, il programma Progress che vi ho citato anche prima, che aveva esattamente una matrice del quadro logico in cui tu dovevi inserire la progettazione, la parte degli indicatori relativi all'obiettivo generale era grigia, cioè ti diceva che tu non li dovevi inserire, che se volete è molto corretto, perché l'indicatore di un obiettivo generale, per come l'abbiamo definito, è di competenza, tra virgolette, del programma, non del progetto singolo. No? Cioè io sono in grado di prendere un impegno su dove voglio andare e quanto faccio,
sull'obiettivo specifico, ma quanto incido sull'obiettivo generale è un po' difficile. L'impatto dell'obiettivo generale viene valutato a livello di programmazione, di valutazione della programmazione, di cui i progetti sono dei pezzi, è chiaro? Ma in altri casi non è così e ti chiedono di definire, no? In certi casi nella matrice del quadro logico non ti chiedono gli obiettivi del livello delle attività, ma ci sono i mezzi e gli strumenti per realizzare. Quindi c'è molta variabilità. In molti progetti invece dei programmi regionali ti chiedono per esempio solo questi, gli indicatori di solo questi due livelli, ok? Allora io adesso vi dico come funziona per tutti e quattro, sapendo però che a volte trovate che vi richieda un livello e gli altri no, altre volte il contrario, solo questi e gli altri no, va bene? Allora, in questa variabilità, gli indicatori legati alle attività si chiamano indicatori di realizzazione. Abbiamo detto che le attività non sono altro che le realizzazioni del progetto. Cosa concretamente viene realizzato? E sono per lo più quantitativi. Cioè io dirò se sito internet ne faccio uno o ne faccio tre, se nel sito internet ci sono quante pagine tematiche dedicate a boh, se le giornate informative ne faccio una, ne faccio due, ne faccio una in ogni provincia, le faccio di 5 ore, le faccio di 8 ore o di un'ora, ok? Sono numeri. Ma è importantissimo, perché io dico, come fa un valutatore? Voi mi potete presentare due progetti che dicono più o meno le stesse cose, no? E non mi dicono quanto. Allora io magari ho invece un progetto che mi dice che giornate informative ne faccio una, punto, nel capoluogo della regione, e un altro che mi dice io ne faccio 22 in ogni territorio provinciale. E secondo voi non pesa questo a parità di budget? Dico per assurdo, no? Allora vi chiedo, come possiamo non quantificare quello che facciamo in fase di progettazione? È impensabile. Quindi, indicatori di realizzazione. Cosa sono gli indicatori del livello superiore? Sono indicatori di risultato. Per capirlo, vi faccio un esempio, la nostra attività formativa, no? Se io la guardo in termini di realizzazione, no? Queste due giornate le posso esprimere come un modulo formativo sul tema PCM, due giornate formative, 15 ore complessive, sono tutti numeri che io metto nella realizzazione, no? Mi descrivono in termini quantitativi la realizzazione. Ma io non ho detto niente se quest'aula è vuota, se ci sono 5 persone o se ce ne sono 20. Quello è un risultato. Allora, il risultato può essere quantitativo, ma può essere qualitativo, perché magari a me interessa anche capire se le 20 persone che avevo sono andate via soddisfatte o sono andate via dicendo ho perso il mio tempo. Questo può essere un dato utile, è un dato però un indicatore qualitativo. Io posso ancora voler valutare oltre che il gradimento anche l'apprendimento e quindi a fine percorso somministrare, dico per dire, faccio esempio, un questionario e nel questionario valutare l'apprendimento. Allora, questo è un altro indicatore ancora di risultato. La formazione è stata efficace, l'80% dei partecipanti ha risposto positivamente a tutte le domande. Ok, fin qui? Gli indicatori legati all'obiettivo specifico e all'obiettivo generale si chiamano indicatori di impatto.
perché sono gli impatti del progetto e sono un po' i più complessi da definire. Sono i più complessi da diversi punti di vista. Quelli di impatto legati all'obiettivo generale, soprattutto perché chiaramente a quel punto noi non ci siamo più. Il progetto è finito, se li devo valutare nel lungo periodo, no? Un po' difficile per quello che spesso non ci sono, non te li richiedono. Ma stiamo anche sull'obiettivo specifico. Allora, innanzitutto, l'abbiamo detto già ieri, diverse volte, noi li chiamiamo indicatori, PCM li chiama indicatori oggettivamente verificabili. Perché oggettivamente l'abbiamo visto, no? Ci può essere, ci deve poter essere un valutatore indipendente che è in grado di valutare gli indicatori. Allora, questi indicatori, di questo abbiamo detto realizzazione, di questi abbiamo detto risultato, quantitativi, qualitativi, indicatori di impatto si devono esprimere in questo modo, sono composti da quattro componenti che sono una variabile, poi è più semplice di quanto non sembri, una variabile, un gruppo di riferimento, un tempo di osservazione, un valore di riferimento. Facciamo l'esempio delle nostre donne inserite nel mondo del lavoro. Un esempio di indicatore. 15% di donne tra i 18 e i 35 anni inserite nell'arco di 3 anni. Ok? Quindi aumento del percentuale, ok? 10%, 15%. Di che cosa la variabile per noi qui è l'occupazione femminile? Qui sarà il profitto netto delle piccole e medie imprese della provincia X. Per noi sono le donne della regione Basilicata. Quanto tempo entro 6 mesi, entro 3 anni dalla fine del progetto? Quindi nel nostro caso sarà per esempio, come diceva Andrea, il 15% delle donne, se vogliamo targetizzare ulteriormente tra i tot anni e i tot anni, che hanno trovato occupazione nei 3 anni. Ma non è difficile definire questi dati? È certo che lo è. È certo che lo è. Sono i più difficili da definire, però te lo chiedono. Quindi, quando io dico il progetto è un impegno, cioè il progettista deve avere una conoscenza della realtà, poi tu dici arriva la crisi economica e quelli sono le precondizioni, i fattori esterni che tu non puoi, su cui tu non puoi agire, no? Però tu devi riuscire a dire, ipotizzo che se metto in campo, no, tutto ciò, forse nel tempo, questo è più facile. No? Se tu questa stessa cosa la fai sul livello dell'obiettivo specifico è più semplice, perché questo è un impegno che devi prendere tu. Io faccio l'accordo con le banche, faccio le giornate informative, il sito, accompagno questo gruppo di donne target del mio progetto e mi sento di dire che aumenterò del 10% le donne che verranno assistite in un percorso, oppure metti un target proprio, no? Un numero 100 donne assistite nella creazione di impresa in regione Basilicata nel tempo tot. Chiaramente qui il limite di tempo sarà il tempo del progetto, no? E quindi è più semplice. Ma su questo tu devi prendere un impegno, ma sul livello dell'obiettivo specifico dovresti essere in grado di prenderlo, perché è quello che tu dici che devi raggiungere. Io non ho ben capito il discorso degli indicatori, cioè proprio l'esempio che dai. Adesso lo facciamo, lo facciamo sui nostri. Allora, in questo caso nostro,
La variabile è l'occupazione femminile. 15%, ok? Valore di riferimento, il valore 15% di che cosa? Dell'occupazione femminile, no? 15% di aumento dell'occupazione femminile, perché la nostra variabile qui è l'occupazione femminile. Sì, lì sarebbe per esempio il 20% di nuova occupazione per i giovani nel settore dei beni culturali nel 3 anni, 5 anni, 2 anni dalla fine del progetto, se stiamo parlando degli impatti, no? Quindi dell'obiettivo generale. Allora, proviamo. Sì, perché poi tu devi avere una, in termini di obiettivi generali dovresti esprimerlo con una percentuale, ma anche con un numero il valore di riferimento, no? Qui è più facile con un numero. Io prendo l'impegno di assistere 100 donne in 6 mesi, ok? Però tu non hai più usato la percentuale, perché sì. Però ti dico al contrario... Sì, sono quelle. Secondo me è più, fino all'obiettivo specifico è più realistico dire i numeri, no? Perché poi tu dovresti avere, come dire, rispetto a che cosa? La percentuale qui funziona, no? Qui dipende anche dal numero di riferimento. Infatti. Infatti. Cioè la percentuale è un'unica. Cioè se io per esempio prendo l'incrocio tra fonti sentiamo di verifica... Sentiamo un attimo Andrea, finiamo questo e poi ti do la parola sì. A Claudio. Tra fonti di verifica e attività, no, per esempio io potevo appunto questo incrocio tra fonti di verifica e attività, cioè fare praticamente un documentario in cui prendo queste 10 donne che hanno trovato opportunità di lavoro e quindi faccio un feedback, le intervisto, sì? Faccio un'intervista in cui chiedo ma secondo voi quali sono stati, no, diciamo, i risultati concreti, sì? Di questa attività. Può essere un'attività o è un risultato? No, tu lo vuoi mettere tra le attività oppure usarla per il monitoraggio? Come fonte di verifica, cioè attività di fonte di verifica. Ok, allora noi andiamo per ordine e poi facciamo questo che tu dici. Rispetto a che cosa? A quale delle azioni useresti questo come verifica? Rispetto ai risultati? O rispetto alle attività? Rispetto ai risultati. Cioè tu dici, io su donne assistite nella creazione di impresa, su quale vorresti usare questo? Esatto, sulle donne che hanno creato un'impresa. Su donne assistite nella creazione di impresa, Claudio dice, io potrei usare le video interviste, no? Per capire se sono stati sentire loro e capire se sono stati raggiunti gli indicatori o i risultati che si voleva raggiungere o l'obiettivo che si voleva raggiungere. Ecco, torniamo a quello che io ti dicevo prima. Tu puoi dire che usi le video interviste. Attenzione ai costi del sistema di monitoraggio e valutazione, del sistema degli indicatori che crei, no? Cioè devi pensare che anche quello ha un costo. Lo puoi usare. A volte si fanno interviste, puoi fare una video intervista, perché no? Proviamo ad andare per ordine e mettere gli indicatori di ognuno di questi. Quale sarà l'indicatore per accordo con una banca per facilitazioni, eccetera? C'è freddo? Fra un attimo, fra poco facciamo una pausa. Che ore sono? Le 11:15. Tanto abbiamo quasi finito, così poi magari o andiamo direttamente nei gruppi. Un indicatore. Cosa faccio? Numero di
di accordi, numero di accordi creati. Ok, numero, protocolli d'intesa, accordi tipo, creati. Oh. Quindi, però non devo dire solo numero, devo dire un numero. Quindi decidiamo che faccio 10 numero, oppure uno numero, un accordo con 10 banche. Ok, cosa stiamo dicendo? Numero, un accordo, numero, 10 banche coinvolte, no? Cioè il protocollo è uno, ma io lo stipulo con 10 banche. Stiamo facendo degli esempi, è chiaro? Quindi, allora, adesso io lo metto qua però è chiaro che questo starebbe a fianco nella tabella indicatori. Come lo verifico? Qual è la fonte di verifica? Io valutatore indipendente dove lo trovo? Quindi le cose sono, la fonte di verifica quale può essere? Il sistema di monitoraggio del progetto, il sito della banca, per esempio, no? Dice presso la banca, magari lo trovo sul sito, io devo avere una fonte di verifica. Quindi cosa mettiamo come esempi? Queste che abbiamo detto? Può essere sì. Appunto il documento sul sito delle banche coinvolte. Quindi sito banche coinvolte. Perché è chiaro che le banche devono dare pubblicità, promozione a questo accordo che è stato stipulato, ok? Quindi l'avrei dovuto scrivere magari in un altro colore, però metto prima l'indicatore e subito dopo la fonte di verifica. Giornate informative itineranti. Quali possono essere gli indicatori di realizzazione? Cosa devo dire? Perché? Quante? Quindi numero di giornate realizzate? Sì. E il numero dei partecipanti coinvolti. Però forse quella è una fonte di verifica. Quello dovrebbe essere, no, il risultato. Quindi numero 5 giornate, numero 3 ore a giornata. Questo è l'indicatore di realizzazione. Io le ho realizzate, per assurdo poteva non esserci nessuno. E invece che risultato ha raggiunto? Quello che diceva Tiziana. Adesso ci diciamo qual è la fonte anche di questo. Allora, quello che diceva Tiziana è: se io realizzo 5 giornate per numero 3 ore ciascuna giornata, qual è il mio risultato? Sono le donne informate sulle possibilità di autoimpiego. Allora, il numero di partecipanti è un risultato. Io che target mi do? Perché lo devo dire, devo prendere l'impegno. Non è che non lo scrivo quante persone io penso di coinvolgere. 50 persone in quindi numero 50 partecipanti per giorno. Non dovrei tenere conto anche in queste valutazioni. Cioè, io forse la rendo troppo complicata, non lo so, però mi risulta proprio difficile questo passaggio. No, la rendi più semplice, invece progettare è complesso, perché tu devi prendere degli impegni. Però non dovrei tenere conto delle donne che hanno difficoltà nel muoversi nei trasporti. Quello. Quindi noi abbiamo detto che lo facciamo, figlie, non la fai solo a Lecce, vai nei paesini, perché le donne, non avendo la patente, difficilmente riescono. Beh, ho saltato un po' di passaggi io allora per questo, vabbè. Però quello è la tua, cioè, no, tu stai dicendo le cose corrette, ma questa è la progettazione, cioè dobbiamo essere più specifici nel progettare, non dobbiamo scrivere cose tanto per scriverle. La progettazione non è questo, la progettazione sono impegni e sono tasselli di un puzzle che devono tornare a un valutatore, agli occhi di un valutatore, perché se tu non mi dici che coinvolge almeno 50 partecipanti per giornata e che fai un totale di 15 ore distribuite nel territorio, ok, poi magari mi chiedi 200.000 euro, dico c'è qualcosa che non funziona. Non so se è chiaro, no?
Cioè, tu che impegno stai prendendo? È chiaro che poi attuare vuol dire attivare tutte le energie che servono, perché tu 50 persone in quell'aula le devi portare. Sì. Però è questo realizzare progetti, altrimenti facciamo fuffa, dico io. Ma è così. Allora, mi potrà succedere che una volta ne ho 30 anziché 50, ma allora mi devo impegnare ancora di più e la volta dopo averne 70. Diciamo che i puntatori devono essere a parte specifici, realistici. Guardate, allora, questo è una cosa che vi dico. Progettare è un momento di grande creatività. Quindi la tendenza che abbiamo, io sono famosa nel mio gruppo per questo, è che dico che facciamo tantissime cose, e di solito l'occhio che tu hai quando sei in fase di progettazione è molto diverso da quello che hai quando rileggi il progetto, quando te l'hanno finanziato, perché dici, ah, ma io perché avevo detto che avrei fatto tutte queste cose? Cioè il rischio è il contrario, che okay, un po' perché vuoi fare, pensi che sia importante, magari inizi a ragionare e dici, ma se facciamo solo 5 giornate, guarda che c'è anche quell'altro comune dove non possiamo non andare, c'è quelle, ma sì dai, ce la facciamo, facciamone 8. Poi vai a fare i conti sul budget, magari il bando aveva un massimale di 100.000 euro, dici vabbè, ma dai, se facciamo ce la facciamo, ma sono impegni, cioè è un lavoro serio la progettazione e tu lo devi fare in maniera seria. La mia difficoltà sta nel, appunto, si lavora molto di creatività, quindi di fantasia, di immaginare. No, non di fantasia, di creatività. Se una, insomma, immagina un po' quello che vorrebbe fare, poi in realtà è un impegno. No, è un impegno. Allora tu poi ti devi impegnare a portarli 50 partecipanti, se hai detto, altrimenti di 30. Però non so come dire, un valutatore a parità di budget valuta chi ha scritto 30 e chi ha scritto 50. Poi ci deve essere un sistema di monitoraggio e controllo, no? Che chiaramente tiene conto di questo. Allora, a volte succede, a noi spesso succede su progetti regionali, io lavoro molto con la regione in ambito della sostenibilità ambientale, abbiamo fatto tanti progetti, vi assicuro che quasi sempre nelle tabelle degli indicatori i target sono più alti di quelli che avevamo messo. Noi mettiamo una tabella in cui mettiamo i target e quella dopo dei metaprogetto, a volte in certi progetti ti chiedono i target raggiunti a metà progetto e quelli a fine progetto. Allora ti può succedere che a volte li hai tutti più alti e ne hai due invece più bassi. Allora li motiverai e dirai, questa attività per una serie di motivi non è andata come magari ci si aspettasse. Però progettare questo è prendere impegni reali e concreti e poi portarli avanti. Avete dei dubbi? No. Convincerlo ed essere convincente. Certo. Cioè, se tu inserisci cose che non raggiungerai mai, ok, ne va della tua credibilità. Certo. Certo. L'obiettività dello scopo, insomma. Però cosa ti colpisce? È proprio il riuscire a reperire dei dati, dei numeri che siano veri e giusti per quel tipo di progetto, quindi che siano funzionali alla realizzazione. E quella è la cosa che mi... Ricordati che tu hai fatto questo, hai fatto un'analisi di contesto, quindi se hai fatto una buona analisi di contesto, qualche dato di quelli macro, istat, oggettivi, eccetera, l'avrai. Sulle altre cose prendi gli impegni che sei in grado di prendere. Lì devi essere appunto creativo, ma anche molto realistico, perché poi se ti finanziano il progetto, che è quello che tu, no, ovviamente è la situazione auspicabile, poi tu quelle cose le devi realizzare. Io scherzo quando dico l'occhio è sempre diverso, quando poi le devi realizzare rivedi tutto quello che hai messo. Però è così, no? Allora, qual è la fonte di verifica in questo caso? Ma è molto facile, cosa avete voi da restituire all'ARTI rispetto al progetto? Registro presenze, sistema di monitoraggi, ok? Ok.
Ecco, per qua esempio, tu potresti avere anche degli altri strumenti, per esempio più qualitativi, no? Che sono per esempio questionari di gradimento, questionari di ok? Quindi possiamo mettere in generale questionari. Dove li trovi sempre nel sistema di monitoraggio del progetto. Di Claudio. Sì, ieri per esempio facevamo l'esempio del MUST, no? Tanti problemi nella gestione, scarse risorse economiche, gestione confusa, anche magari un sito internet fatto bene, però appunto diciamo vedo questo sito internet, c'è il sito internet, però poi non ci sono dei risultati concreti. Quindi a quanto pare sembra che appunto ci siano delle attività che sono presenti ma sono fatte male queste attività. Questo che dice Claudio ci dà un altro spunto. Io dico che faccio un sito internet, allora qui la realizzazione sarà un sito con tot, che ne so, canali, bla bla. Qui io però devo avere gli accessi al sito internet, perché se io faccio il miglior sito internet e nessuno lo va a vedere, io le donne informate sulle possibilità di autoimpiego non l'avrò come risultato, no? Quindi possiamo aggiungere un altro elemento che è numero, tot, accessi, no? Giornalieri, mensili sul sito, numero X, accessi, giornalieri. Per esempio questo, no, ha ragione, questo per esempio potremmo, questo potremmo valutare se nel sito mettere anche un sistema. No, ha ragione Federica, è un'osservazione corretta, uno deve trovare il modo per dire, allora, o lo fai, buongiorno. Prego. Poi forse è aperta anche la porta per uscire dall'altra parte, mi sembra. Ah, da fuori sì. Dall'esterno sì, dall'esterno. Ok. Sì, sì, ma se vuoi ripassare non ci disturba. E questo che dice è molto corretto. Allora, che possibilità ho io? Perché poi dobbiamo anche un po' ingegnarci. Che possibilità ho io? O tu fai prendi un dato statistico, no? In quel territorio, quanti uomini, quanti donne, decidi magari che hai un target di età e quindi ti cerchi dati Istat, decidi e purifichi il dato, non sarà pulitissimo, però grosso modo puoi pensare di averlo. Oppure ti stai rivolgendo a un target di donne, trova un modo per avere un accesso in cui ti danno un dato. Potrebbe essere tipo scaricare determinate documentazioni e per scaricare, per fare il download, devi registrarti, devi dare qualche dato. Tra cui maschio o femmina. Che stai ridendo? Però io vorrei dirvi una cosa. Queste sono tutte osservazioni corrette. Prendere in giro. Tutto ok. Allora, sono osservazioni corrette, però tra voler avere questa specificità e non preoccuparsi neanche quando si progetta di mettere degli indicatori e delle fonti di verifica, ce ne passa, va bene? Quando io dico usiamo questi principi come guida per avvicinarci lì, dico questo, ok? La prima volta faticherai, le prime 10 volte scoprirai che gli indicatori che hai messo sono troppo prudenziali oppure troppo alti, no? Però pian piano l'esperienza di progettazione ti porta a dirli con più facilità. C'è un caso di ilarità. Cioè, fammi un esempio. Quanto realmente si fa, la qualità, la violenza del sito, i minuti, la stima di tu puoi pensare, usare quello che vuoi. Ha un senso come indicatore, perché tutto
quello che per te ha un senso, perché descrive, ok? Quello che a noi interessa è descrivere quello che andiamo a fare con dei dati quantitativi, con degli aspetti quantitativi e qualitativi. Ci siamo. Federica. La qualità di registrazione, secondo me, non è un indicatore qualitativamente elevato, perché io pure sono interessato a quel documento, pur di averlo, mi registro, mi scrive Francesco, scrivo Francesca. Cioè, alla fine il sito è un canale di comunicazione che è aperto a tutti. Poi sta a me imbogliare le donne ad andarci con una serie di eventi o di attività che sono corredate. Okay. Cioè, dice, io ti sto mostrando queste buone pratiche, queste modalità, però per tutta una serie di informazioni tu devi accedere a quel sito, anche perché se fai il sito da solo, perché una donna dovrebbe andarci? Ok, però Francesco, quello che io vorrei sottolineare è, vedete che se tu dici solo faccio un sito internet, non ti chiedi tante cose, magari ti chiedi come lo faccio, cosa fa la grafica, che pagine, che aree voglio trovare. Vedi che costringerti a pensare in termini di rendicontazione, no? Di cosa ho fatto, ti forza a riflettere di più, a dire caspita, ma se io mi sto impegnando ad avere 100 download in un anno, insomma, lo devo raggiungere, non lo so. È come mettere dei criteri di qualità. Eh? Sei d'accordo? Questo dobbiamo fare. Quindi l'approccio, che pure è complesso, ci obbliga a fare un salto di qualità, no? Come progettisti, deve diventare un po' una nostra bussola, cioè ci deve aiutare a orientarci in una direzione. Poi una volta, appunto, no? Non farò la prima volta il miglior sistema di monitoraggio e valutazione, però pian piano so che devo un po' andare in quella direzione. Ok? Allora, ieri abbiamo visto il ciclo di vita del progetto, abbiamo visto la metodologia GOP, tutto il percorso che abbiamo riassunto qui sotto. Oggi abbiamo parlato di struttura logica del progetto, quadro logico, progettazione per obiettivi. Abbiamo parlato di struttura sistematica, ci rimangono da dire due parole, due, su questi due fattori, su questi altri due criteri rilevanti. Così poi andiamo a lavorare nei gruppi per fare il lavoro che adesso abbiamo fatto insieme nei vostri gruppi. Eh? Gruppo sulla CAIA, in realtà dobbiamo ancora completare. Sì, due gruppi devono ancora completare, ma non è un problema. Io la cosa che vi consiglio, come ho fatto ieri quando andavo nei gruppi, li aiutavo a sistemare un pezzo, però dicevo non abbiamo l'obiettivo, no, di fare un contenuto perfetto, prendiamo un pezzo che funziona, tanto abbiamo capito eventualmente dove abbiamo sbagliato e la seconda volta lo possiamo fare meglio e facciamo questo percorso. Quindi prendete due rami dell'albero che bene o male ormai funzionano, li portate in positivo, fate i due cluster e li portate nel quadro logico, questo è quello che ci interessa. Ascolta, se ne è... Sì. Le 11:30. Sì, o facciamo pausa ora. Tiro fino a luna, se no la pausa non viene falla adesso, altrimenti dopo risulterebbe. Allora, io volevo solo dirvi due parole su questo e poi andare nei gruppi, cioè far pausa e andare direttamente nei gruppi per non tornare in plenaria e poi risospendere. Tanto sono proprio due parole su questo. Due parole, così poi dopo la pausa ognuno si organizza e va direttamente nei gruppi, va bene? Allora, fattori rilevanti per la sostenibilità del progetto. Vi ho detto che solitamente si pensa più facilmente a fattori quali appunto gli aspetti di tutela ambientale, di sostenibilità ambientale. E invece i fattori che noi dobbiamo, come dire, tenere presente in fase di progettazione, perché il progetto sia sostenibile anche nel tempo, sono diversi e sono per esempio il sostegno politico. Ricordiamoci, non è banale, su questo potremmo ridere, scherzare e dirci tante cose, non è banale, ricordiamoci che sono uno dei macro attori fondamentali dei percorsi di progetto. No, no.
Però noi stiamo parlando dei decisori. Noi stiamo parlando dei decisori. Ecco. Capito? Perché è un progetto, un piccolo progetto. Il mio politico vuole essere il direttore di quel museo. Bravo. Allora, bravo Andrea, volevo dire la stessa cosa. Non pensiamo necessariamente alla poli, pensiamo ai policy maker, ma in ambito pubblico saranno i decisori politici, ma se noi stiamo parlando dentro un'organizzazione, un'associazione, è il sostegno di quelle figure di vertice che dovrebbero dare gli indirizzi e che è fondamentale avere dentro. E avere dentro non perché hanno messo una firma quando andava approvato il progetto, avere dentro veramente... Allora, non sono d'accordo. Ti faccio l'esempio banale, cioè se tu volessi fare un progetto con iProject, il politico di riferimento sarei sì. Io. Sì, dovresti parlare con me. Il presidente dell'associazione. Politico. Chi ha ruolo? Sì, io sono molto d'accordo. L'accezione politica non è quella italiana della persona che sta seduta sì. Lì sulla quella negativa. Il politico, ma proprio nella storia del termine politica, è chiunque abbia esatto, un ruolo decisionale. Decisore. O comunque possa dare un apporto. Sono pienamente in sintonia con Andrea. È come se dicessimo, voi avete fatto un lavoro sui servizi di un museo. È come se noi dicessimo che il progetto resta ugualmente sostenibile se noi non coinvolgiamo il direttore. Di cosa stiamo parlando? Ok? Quindi va ricercato e un sostegno vero, non formale, non apparente, un sostegno vero per dare gambe, sostenibilità al nostro progetto. A meno peso politico rispetto a chi si occupa. Ok, possiamo fare tutte le riflessioni del caso quando facciamo l'analisi degli attori, capito? È un presidente di un'associazione. È un deciso. Cioè, non riesco a capire questa. Chi decide? Come politico? No, solo questo. Chi ha potere decisionale allora, in quell'ambito di intervento? Tu devi ragionare sulla polis di riferimento. La polis di riferimento dell'associazione iProject in questo momento è rappresentata da me. Quindi io sono il decisore per questa associazione. Andiamo su scala comunale, il decisore è Paolo Perrone, per esempio per la città di Lecce, il sindaco. Vai su scala regionale, è Nichi Vendola o i suoi delegati di conseguenza. Certo, non è necessariamente cioè, nella figura di vertice, è la rappresentanza di... No, è lo stesso. Io sono un referente politico. Nella mia attività io agisco su una comunità... Agisco all'esterno, oltre che internamente sulla mia associazione e via dicendo, quindi faccio attività politica. Questo è un problema tutto italiano, l'accezione che abbiamo di l'accezione che abbiamo di politica come percorso che va verso l'elezione. Anche io sono una carica eletta, io sono stato eletto da loro. Ma se io parlo di sostegno politico, cioè tu non sei sostegno politico, questo voglio dire. No, invece intendiamo questo. Però intendiamo esattamente questo, stiamo parlando, Claudio, stiamo parlando... Sei tu che hai una concezione sbagliata del sostegno politico. Allora, scusate, l'importante... Allora, per me lo possiamo anche chiamare Pippo, l'importante è essere d'accordo sul termine. Quello che per i fattori rilevanti per la sostenibilità del progetto, di qualsiasi iniziativa, decidiamo di chiamare Pippo, è il sostegno politico. Cosa intendiamo con Pippo? Quello che diceva Andrea, ok? Chi è il decisore o il delegato dal decisore, va bene? Che sia in un ambito organizzativo privato, che sia in un ambito pubblico, quello che ha... il potere decisionale su quell'ambito di intervento su cui noi stiamo progettando, lo dobbiamo portare dalla nostra parte, va bene? Sì, ma parliamo con l'italiano, è come dire, l'italiano strettissimo, no? Cioè io vedo scritto sostegno politico. Ti ripeto Claudio, posso scrivere P. Sostegno politico, però... come mi ha insegnato la scuola, no? Cioè storia dei partiti politici. No,
No, no. Però vedi che siamo tutti d'accordo su un'altra accezione. Allora, Claudio, io cancello sostegno politico, scrivo Pippo, e l'importante è che il gruppo sia d'accordo, ok? Scrivo no. Pippo. Facciamo una cosa, questa la rinviamo alla pausa pranzo, prendiamo una definizione enciclopedica da dizionario, sì, vedrai contenta, che è sbagliata la tua. Allora, altri aspetti fondamentali per la sostenibilità del progetto: adeguatezza delle tecnologie, va bene? Diamo un supporto tecnologico al progetto quanto è necessario farlo. Chiaramente quelli che sono i principi trasversali dell'Unione Europea di sostenibilità, la tutela ambientale, le pari opportunità, no? Quindi altri aspetti di sostenibilità. Questo è un altro aspetto molto importante, la capacità... Vai! Considerare anche la sostenibilità economica, cioè il fatto che il progetto poi possa autofinanziarsi. Guarda, è l'ultimo aspetto. Ah, okay, pensavo così. Aspetti economico-finanziari, è fondamentale. Un progetto per essere sostenibile dovrebbe proseguire i benefici che dà ai beneficiari nel tempo, non interrompersi il giorno dell'ultimo, appunto, dell'evento finale, dell'ultimo giorno di progetto. Altro aspetto fondamentale che andrebbe pensato in fase di progettazione è la capacità gestionale, che spesso comporta degli accordi pubblico-privato, no? Voi lavorate nel campo dei beni culturali, pensate quanto è importante questo aspetto e quanto a volte si sottovaluta in fase di progettazione. E invece noi ci dobbiamo già chiedere se progettiamo un museo, una bellissima struttura, che sostenibilità avrà nel tempo anche in termini gestionali? Chi sarà in grado di gestirla, portarla avanti, tenere aperta, sviluppare le attività, promuoverle? Ultimissimo aspetto, poi se avete bisogno ci torniamo nel pomeriggio, è questo, abbiamo visto questo, standardizzazione dei format di progetto. Io vi ho detto ieri che risponde al bisogno di dare criteri di qualità. Avete visto tutto quello che abbiamo fatto? Se uno scrive un progetto, uno ne scrive un altro, non ha un riferimento di un formulario, rischia di scrivere pezzi diversi, parti assenti in uno o nell'altro. Allora PCM ti dà un indice, un formato standard di indice, mai troverete i formulari esattamente fatti così, ma è sempre un bagaglio di noi progettisti e dire: se anche il formulario di quel bando non mi chiede nulla sull'analisi di contesto e magari io ci sto nelle pagine che mi dice che posso scrivere, sai che c'è, io ho qualche pagina di analisi del contesto per far capire che ho la situazione in mano, conosco dove sto andando a operare, la metto. È chiaro? Quindi è un riferimento che ci teniamo, che abbiamo noi, per dire è importante che ci sia l'analisi di contesto, ciò che sono già le politiche settoriali di quel luogo, l'analisi dei problemi, chi sono gli attori, eccetera. L'impostazione dell'intervento, che altro non è che la matrice, ma io vi ho già detto che la matrice non sempre o spesso non la trovate così strutturata, magari trovate finalità. Che cos'è la finalità del mio progetto? Non è altro che l'obiettivo generale, cioè devi anche andare ad adattare un po' le cose. Tutto ciò che riguarda l'attuazione, i tempi, i costi, eccetera, i fattori che assicurano la sostenibilità, monitoraggio e valutazione, eccetera. Ok? Come se fosse un quadro di riferimento per noi progettisti. Allora, abbiamo un po' completato la parte di impostazione. Facciamo la pausa, poi andiamo nei gruppi, i gruppi proseguono il lavoro e poi ci rivediamo in plenaria, vediamo a che ora, a seconda di come siamo. Oggi pomeriggio potremmo dedicare un po' di tempo al discorso della parte economico-finanziaria? Se volete qualche cosa ce la possiamo dire sulle voci di spesa. Io, Allora, io quello che avrei voluto fare oggi pomeriggio è un approfondimento sulla parte della facilitazione, del ruolo del facilitatore, quindi attivare un gruppo di discussione su questo tema, se vogliamo vedere delle slide, vedere dei casi, farvi vedere dei casi di utilizzo di PCM, però insomma valutiamo le cose che più vi interessano.
Io non sono particolarmente esperta sul budgeting, però i progetti li faccio, quindi non è una delle cose che amo di più i numeri, però... Quello è il problema. Va bene, pausa, e poi nei gruppi. Ok, dobbiamo sceglierne una. Lei dico la narrazione. Facciamo come un solo? Perché già riusciamo a fare più di uno per lei. Poi gli indicatori. Che ci manca? Le fonti di lui. Stanno arrivando. Ma forse questo dobbiamo fare. No, no, siamo passati perché stavamo scrivendo e macchiavano, poi mettiamo su dove abbiamo fatto. Ok, ho capito. Sì, c'è una bella domanda del lavoro.
questo è il codice informativo, uso di personale patologico che vado a gestione. E poi magari aggiungiamo la formazione. La come diciamo una cosa la prima cosa per altro specifico la numerazione a quello che noi realmente possiamo fare. Questo che vogliamo fare, noi lo possiamo fare scrivendo o c'è un connesso di relazione che so, con il ministro del lavoro, il ministro della produttività, cioè è un progetto che di per sé da solo non può fare anche a chi fa il disabile. Perché è stato secondo la codice infezza. Spero anche in questo caso così andiamo. Vabbè, per toccare esempio, per dire l'università qui, no? No, beh, praticamente è stato sempre dei corsi privati, per fare dei corsi pubblici. E qui invece qual è il problema di questo? Di lavoro, o no? Sì, però se per esempio si lavora a livello regionale, puoi lavorare anche a livello regionale. Sì, ma tu come associazione, cioè, come tu sei dentro un'associazione che stai proponendo un progetto, sì, no? Stai proponendo un progetto, tu per esempio ti rivolgi alla ragione che dà una direttiva regionale. Se la intendiamo a livello regionale? Sì. La intendiamo a livello... No, regionale, appunto, noi siamo da Salento, quindi se noi volessimo ragionare a livello integrato... Però, diciamo, quello che diceva è che ovviamente su quello, per esempio, su quanto di creare operatori culturali più qualificati, tu hai anche una competenza per farlo più completamente, cioè un progetto che tu riesci, cioè un obiettivo che tu riesci a raggiungere con il tuo progetto. Questo è un po' aumento della domanda di lavoro. Tu o sei in museo e assumi tutte le persone, oppure non hai tutte le competenze per raggiungere l'obiettivo specifico. Sì, sì, il fatto è che stiamo pure lavorando su una cosa del genere che ci può stare. Noi per esempio potremmo solo ed esclusivamente lavorare su questo, sul discorso della formazione delle lingue e quindi integrare il discorso delle lingue. Il maggiore equilibrio tra teoria e pratica nella formazione significa che comunque hai comunque un attivare di attivare così ti torni indietro. Se no dobbiamo lavorare su quello e lavoriamo sugli investimenti. Altrimenti non lavorare qui. E perché poi comunque... Sì, secondo me lavoriamo su questo pezzo qui, questo no. Ma noi vediamo, lavoriamo su questo. Okay, allora, partiamo da qui. Okay. La redditività dei prodotti culturali, questo cos'è? I nostri specifici. Aumentare la redditività dei prodotti culturali. Aumentare la resistenza dei prodotti culturali, ok, è generico o specifico? Che cosa fa? Guardiamo guardiamo cosa dice, allora la definizione generale è che i benefici sociali ed economici a lungo periodo, i quali per perché i benefici di questa cosa sarebbero prodotti, cioè chi ha... Aspetta, qua parliamo di benefici sociali, non i benefici noi ma stiamo discutendo se questo è generale o specifico. Quale è specifico? È generale. Quindi secondo la definizione di generale, cioè che i benefici sociali ed economici sono di lungo periodo. Questo è generale. Questo è generale. Invece questo è generale. Allora, in questo momento decidiamo se lavorare su questo o su questo. Perché il progetto è utile per i benefici. No, però dobbiamo specificarli forse questo. Perché secondo me dobbiamo andare a scalare, ragazzi. Dobbiamo andare a scalare. C'è l'unico che ha diretto beneficio dei beneficiari. Non lo so, con questa difficoltà. Allora, diciamo che eventualmente gli obiettivi del generale lasciamo l'inserimento lavorativo dei giovani adeguato e l'altra redditività dei prodotti culturali. Come obiettivo specifico mettiamo una maggiore attrattività dell'offerta culturale, perché comunque con un progetto lo dai. Sì, però allora, la specificità specifico non è per il lavoratore, è in questo caso una diretta a favore dell'attrattività. Se c'è una maggiore attrattività dell'offerta culturale, vuol dire che aumenta l'offerta culturale e quindi c'è più posto, non ci sono più posti di lavoro per il gioco. Sì, è obiettivo, però sicuramente la nostra vincere è anche generale. Cioè, perché se io leggo l'istruzione della offerta, dell'offerta culturale, io penso
lavorativo dei giovani a
privato. Quindi o si lavora su, sul lavoro, dipendente, sì, o si lavora sul lavoro indipendente. No, dobbiamo scegliere uno o due massimo. Se vogliamo eventualmente lavorare sul lavoro autonomo, a questo punto mettiamo più imprese culturali create come obiettivo specifico nel territorio. Sì, metti quello, secondo me. Perché si può anche mettere come indicatore, perché si può mettere un indicatore, per esempio, nel giro di 8 mesi attraverso le azioni si creano 5 imprese culturali europee. Come secondo, se vogliamo mettere due obiettivi specifici, ma eventualmente si può mettere anche operatori culturali qualificati, e quindi si lavora anche sul discorso. Non voglio fare l'avvocato del diavolo, però questo è un fiorellino. Sì, e questo non ha risposto. Ecco perché si vuole lavorare su due fiorellini. Però avevamo detto proviamo in un altro fare. Ecco perché se dicevo prima la vogliamo. Noi abbiamo deciso questo. Tu come risultati? C'hai questo e questo. E tu come fai a fare questo? C'è la attività che dobbiamo. Attraverso se tu fai un discorso strutturato. Proviamo a lavorare su questo e vediamo cosa ne esce. Tanto abbiamo un po' di tempo. Se vediamo che 20 minuti siamo ancora qui, discutiamo, facciamo anche la semplice. Sì, iniziamo a lavorare nel senso. Fondamentalmente questo, culturale. Il risultato semplificazione burocratica e riduzione dei costi di gestione. Vogliamo iniziare a mettere così? No, perché tanto comunque ha sempre a che fare, stiamo lavorando solo su questo, in questo momento. No, quindi se è meglio che ne lavoriamo su, non è che se come ne abbiamo si potrebbe fare un'azione concordata direttamente con un'azione concordata eventualmente tra gli operatori che eventualmente vogliono creare. Si potrebbe fare prima di tutto, si potrebbe partire da un workshop per la creazione di gruppi che vogliono creare impresa culturale. Ma ci sono tutta una serie di attività che devi fare, tutta la semplificazione burocratica, poi comunque non c'è. Per esempio, parliamo di una formazione, l'abbiamo Noi potremmo fare un'azione, cioè creare per esempio degli open space dove eventualmente si creano dei tavoli di co-working, si incontrano i vari operatori che decidono. Vediamo questo è prodromico perché loro iniziano e si incontrano e dicono, a parte quelli che magari dicono io già la voglio fare, siamo 7-8 che vogliamo fare impresa culturale, aspetta, fammi finire così ti spiego che cosa voglio dire. Se eventualmente per dire la domanda è poca, sarà difficile eventualmente andare alla pubblica amministrazione e dire ho bisogno di un regolamento. Eventualmente tavoli di co-working per creare direttamente quando è che si incontrano, no? Come serve per focalizzarsi sulle tematiche, allora ti lascio fuori le problematiche che devi andare a discutere con la pubblica amministrazione. L'host invece serve per delineare
da un certo punto di vista le relazioni tra gli operatori e dall'altro lato tiri fuori dei progetti. Perfetto, questo lo pensi. Quindi si vede per degli occhi o questo sto dicendo. Allora, gestione, open space. No, come chiamiamo? Open space technology. Open space technology. Scrivi host, scrivi host. Però lo scriviamo al fine... al fine di creare creare collaborazioni tra operatori, non reti, perché la rete implica che ci siano più associazioni che stanno lavorando insieme. In questo caso parliamo anche di singoli individui che non hanno magari ancora un'impresa e vogliono fare impresa, è leggermente diverso. Però non semplifichiamo ancora, non c'è semplificazione burocratica. Ancora no, però, tu parti da questo, che cosa fai? Quando si creano questi, tu puoi eventualmente dialogare con la pubblica amministrazione. Posso dire che la persona ti dice no, perché è chiaro che devi avere un tavolo di concertazione. Però se è da l'host, ok, l'host, partendo che abbiamo più, volevo dire è molto variabile. Sì, tu puoi tranquillamente mettere su un tavolo di discussione di normativa per la semplificazione della procedura. Ma poi come indicatore, come lo indichi la semplificazione? Aspetta, tu quando fai l'elenco, tu devi andare su quello che vuoi. Allora, devi ricordo che quando fai l'host, sono le tema principale, quindi semplificazione è burocratica. Ho capito. Ma quindi la proposta come gruppo è un conto, che poi questa ti venga concessa dall'amministrazione pubblica, una cosa che tu non puoi fare. Non è capito, ma il nostro risultato è la semplificazione burocratica. Poi la semplificazione burocratica si dichiara. Ma tu non sai, cioè, ma noi non siamo in grado di semplificare. Ok, se parliamo di strutture pubbliche, però se andiamo a parlare di fondazioni dove gli operatori culturali lavorano, parliamo di strutture private che non hanno gli stessi criteri di assunzione delle pubbliche amministrazioni. Sì, ma anche per lavorare in una fondazione c'è una burocrazia della Madonna, se riuscisse a semplificarla forse qualcuno verrà. Infatti attraverso quello si possono, cioè la cosa eventualmente l'attività è creare poi da quello che si è formato un'elaborazione di un modello, a parte il modello, cioè tu magari tu da lì esci un modello, dopodiché tu vai e apri un tavolo dopo di concertazione direttamente con la pubblica e fuori questo ne c'è il dialogare, quindi l'indicatore per un open space è il numero di partecipanti dell'open space, il numero degli argomenti e le relazioni rispetto agli argomenti che vengono tirati fuori. E i report finali che devono leggere l'obiettivo dell'open space. No, i report finali, perché lo distanza che esce fuori da ogni tavolo. Però scriviamo le sì, ma gli indicatori. Non possiamo direttamente, allora quello che tu stai dicendo che esce il modello di semplificazione, esce il modello di semplificazione, ma l'attività che poi è successiva è quella di creare il tavolo di concertazione tra quello che è uscito tra gli operatori e i gruppi di operatori che sono usciti dall'host e la pubblica amministrazione. Ancora meglio, ma perché non si fa semplicemente un host? No, bisogna stipulare di un regolamento. Invece di fare semplicemente un host tra operatori, perché non tirare fuori un host dove vengono messi insieme gli operatori culturali e le persone competenti in settore di burocratizzazione, quindi parliamo di mezzo comunale, però quello è il momento successivo. No, non è questo, non è importante, a parte il modello che esce, ma poi bisogna trovare proprio il livello operativo, in maniera tale da arrivare alla semplificazione, tu non devi dialogare tra chi conosce la burocrazia, devi lavorare con quelli che lavorano all'interno della burocrazia, ecco perché. No, ma io sto facendo questo, metti insieme gli operatori e chi lavora in burocrazia. In modo tale da capire che bisogna trovare devono capirsi su cosa intendono semplificare prima tra loro e poi portare la loro stanza alla pubblica amministrazione. No, no, per spesso si fa, cioè il fatto di lavorare con quello che sono quindi
criticavano prima, no? Il contatto politico. Cioè il punto è proprio lavorare con chi dall'alto decide poi. Cioè il discorso di creare il modello, ok, però poi effettivamente i giuristi si devono incontrare e devono dire che ci sono generi limitati, però sono diversi. Uno quello che dice lei e il successivo quello che dice lei. Perché altrimenti si potrebbe fare anche creato, se tu non hai creato prima, ecco perché io dicevo un tavolo di concertazione, capito? Un problema. Io penso alla burocratizzare le cose. Che cosa penso? Io immagino l'operato devo burocratizzare. Meno passaggi, allora se tu devi creare imprese culturale, meno passaggi, cioè una semplificazione proprio anche a livello di. Tipo invece di usare documenti cartacei io voglio fare, cioè la possibilità di fare online. Meno passaggi proprio burocratici. Per quello che c'è cioè, se tu la per un'associazione. Posso dire una cosa che. Secondo me un passaggio, un'attività che bisogna fare, che poi serve alla semplificazione, è la creazione di una piattaforma dove unisce la burocrazia con l'operatore culturale, che tramite questa piattaforma tu fai un documento senza andare a fare file che poi ti mandano da una parte, perché anche quello è un problema. È burocratica. Quindi attraverso il sistema di creare una piattaforma. Per esempio si propone che si faccia in attività. Un'attività, l'utilizzo di una piattaforma proprio amministrazione operatori culturali. E no, non deve essere di connessione, perché deve essere proprio, cioè, attraverso quello che tu fai. Brava, cioè, questo voglio dire. Per esempio, come si fa? Allora, creare un'associazione è molto più semplice che creare un'impresa, no? Quindi tu che cosa fai? Tu vai all'agenzia delle entrate, crei quello, cioè ti iscrivi. Quello che io sto dicendo, siccome per fare un'associazione è molto più semplice, quindi una semplificazione per fare impresa culturale che si avvicini più al discorso della creazione per esempio di un'associazione. Allora, la creazione della piattaforma di semplificazione tra operatori pubblico e pubblico amministrazione. Cioè tra operatori pubblico e una piattaforma, cioè per la semplificazione burocratica. Ma questo però non tra loro e loro, la semplificazione burocratica e comprende, cioè questo è vabbè, la creazione della piattaforma è una delle attività il problema dell'host fondamentalmente è che crea tutta una serie di dilamazioni. Se vogliamo lavorare non è quello che non fa sintesi, è proprio come metodologia ci costringe a effettuare un certo tipo di progettazione più che di progettazione, perché è una parola grossa, fondamentalmente serve per creare spunti da un collettivo. Quello che può essere interessante può essere invece fare come si deve un metaplan che ti consente di tirare fuori mentre l'host è basato sul metaplan del prodotto. Allora per fare questo, se parliamo soltanto di operatori, cominciamo da l'host, però proprio per muovere per fare chiacchiera, mettiamola così, proprio per fare chiacchiera, e poi però per tirare fuori il prodotto tu devi fare un metaplan e lo devi fare con chi si è assunto la responsabilità durante l'host di portare avanti i suoi progetti e con la costruzione. Allora, dal metaplan riesce. Il metaplan praticamente io non ho mai fatto. È una metodologia che serve per creare prodotto. Il prodotto come è ti siedi a un tavolo, cioè praticamente come. Diciamo che le dinamiche sono simili a questo. Molto simili a questo. Parliamo di rappresentazione. Sì, questo. Quindi c'è un facilitatore, il metaplan tu lo costruisci, l'unica cosa è che mentre l'host il facilitatore se ne va, comunque nel metaplan l'host è il facilitatore è fondamentale. Perché è riuscito proprio a filtrare e a tirare fuori l'oggettività del prodotto, perché altrimenti finisce che diventa relazione. Allora, non interessa la relazione del prodotto in questo caso.
Quindi tu dici con questo tu li fai conoscere, li metti insieme e li fai fuori quello che si può tirare. Altrimenti puoi semplicemente noi mettere su veramente, organizzare un altro sistema proprio di comunicazione, perché non è che perché l'host costa, considerate la sostenibilità economica, l'host costa. Ma non so se stiamo facendo due, cioè nel senso che. No, la piattaforma. Un dato reale qual è? Che ha un costo. Come si fa per trovare chi che lo prende? E poi puoi fare il metaplan per parliamo di conseguenza cioè con i numeri quindi ti dico che il tavolo di consultazione con la PA non serve più non serve più il nome fai sta qua perché di qua ti okay. Fuori il prodotto poi alla fine si tratta semplicemente tra loro perché è così e vabbè quando abbiamo fatto questo metaplan quindi la piattaforma e la piattaforma servirà direttamente è la competitività ordine cronologico o no? Sì, questo sì, già sta cioè, cominciamo da partiamo dal basso verso l'alto, sì, quindi prima facciamo l'oro, poi me, dalla collezione, ci siamo? Ok, allora 1, 2, 3, no, per esatto. Me, chiaro. 1.1, 1.2, 1.2, 3. No, non lo scrivi, non c'è l'oro. Stanno a 2, 9. Sì, c'è l'oro. Dobbiamo comunque ora, riduzione dei costi di gestione. Un attimo, la creazione, dobbiamo finirlo, la creazione di una piattaforma di film. Questa aiuta a ottenere questo sì, o manca sì, qualità? Sì, 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 ma la formazione.